Grande question. Pour moi, il est un... Bella domanda. Matisse è un pittore straordinario che ha inventato un nuovo modo di costruire lo spazio con il colore. Insieme a Picasso è uno dei poli del XX secolo. C'è sempre una relazione complicata tra i due, certo, e anche una certa rivalità, perché avevano gli stessi collezionisti e gli stessi mercanti. Matisse era più anziano, tuttavia avevano anche una grande ammirazione l'uno verso l'altro e credo che entrambi avessero coscienza di essere l'uno il più grande interlocutore per l'altro e viceversa. C'est vrai, il n'avait pas les dons de l'enfant prodige ou de l'adolescent génial qu'était Picasso, pour prendre à nouveau cet exemple. È vero, non aveva il dono del bambino prodigio, dell'adolescente geniale che caratterizzava invece Picasso, per esempio. Matisse ha imparato poco alla volta, passando gli anni ad esercitarsi continuamente senza sosta. Aveva un'intelligenza lucida sicuramente, ma non era un intellettuale puro, perché la sua pittura, se la guardiamo bene, è un'opera di un pittore, con movimenti, con colori, con una certa violenza e sensualità. Dans la couleur e une sensualité certaine aussi. Se pensate alle opere Fauve, per esempio, o anche a certi capolavori che abbiamo qui in mostra, vi renderete conto che non sono opere solo cerebrali. Dans la vie et qui n'est pas purement cérébral. C'est toujours difficile d'enfermer un artiste de cette importance dans une... È sempre difficile rinchiudere un artista di questa importanza in un'etichetta, in una semplice definizione. Credo che egli abbia innanzitutto guardato Cézanne. È Cézanne il punto di partenza da cui ha trattato la forma costruita e semplificata. Ma se c'è una cosa che egli ha inventato è il respiro del colore. Mais je crois que ce qu'il a vraiment inventé, ce qui pour moi le caractérise, c'est la manière dont il fait. È molto particolare come cosa. Il colore in Matisse non è mai opaco, ma respira. I quadri di Matisse respirano, non so per quale strano miracolo, ma questo è l'effetto che producono. Les tableaux de Matisse respirent, je ne sais pas par quel miracle, mais c'est l'effet qu'ils produisent. La clé pour moi c'est de passer de cette. Mi piace questo modo che ha di posare il colore. Qualche volta i colori sono uno sull'altro. È il colore la cosa che amo di più in lui. Per me la chiave è passare da una figura pesante cézanniana di Accademia Blu, che abbiamo esposto nella prima sala, che è un quadro un po' laborioso, fino all'acrobata nell'ultima sala, che è pura espressività, come un segno dello spazio. Uno spazio che non è più realista. Un espace qui n'est plus un espace réaliste.
C'est son côté très È il suo lato particolare. Può accostarsi al modello in diversi modi. La pittura è il modo più classico, il disegno è il modo più rapido e la scultura gli permette di studiare il modello nelle sue tre dimensioni, di toccare in qualche modo il modello. Spontané, c'est plus rapide e la sculpture permet d'être dans les trois dimensions et de toucher en quelque sorte la sensation tactile de. Quindi è importante mostrare tutte queste modalità di lavoro e far vedere come le pitture, ad esempio come quella davanti a cui mi trovo, sembrino facili, ma sono frutto di un lavoro approfondito. Queste modalità di lavoro e per mostrare combien ces tableaux, come celui devant lequel je me trouve, qui ont l'air jaillis d'un seul mouvement, combien ils sont appuyés sur un travail approfondito.